Doro? Doro, vieni qua. Oh, Doro! Doro! Quella che vedete non è fantascienza. I robot sono già tra noi, pronti a sostituire l'uomo in una serie di lavori, da quelli più noiosi o pesanti a quelli che non ci saremmo mai immaginati. Per esempio, i prototipi utilizzati in questo esperimento sono il fiore all'occhiello della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Si chiamano Doro, Coro e Oro e si occuperanno in particolare di assistenza agli anziani. L'epoca dei badanti robot, insomma, è vicina. 40.000 euro è il costo di uno di loro, ma una casa di cura che li acquista, assicurano gli ingegneri, ha solo da guadagnare. Questo costo potrebbe essere facilmente ammortizzato, perché all'interno di una casa di cura un anziano costa annualmente circa 39.000 euro. In questo processo mi sembra che a perderci qualcuno ci sia. Alcune mansioni più meccaniche, se vengono fatte dai robot, non vengono fatte dalle persone. È evidente che saranno le fasce più deboli, i lavori non specializzati, i primi a perderci in questo processo. Eppure Marta, operatrice sanitaria innamorata del suo lavoro, è convinta che anche le attività più meccaniche che riguardano la cura dell'anziano contengano un'umanità impossibile da robotizzare. Il futuro però fa paura anche a lei. Si sa che l'obiettivo di grosse strutture società è quello di avere delle entrate maggiori. E se possono usare un robot per farlo, lo faranno senza problemi, a discapito degli operatori che perdono i posti di lavoro, a discapito degli assistiti che moriranno alla solitudine, non gli importerà niente, si sa. Intanto, la squadra di robot assistenti, composta da Doro, Coro e Oro, è già pronta ad entrare nelle case degli anziani. Ma concretamente, come funzioneranno? Io sono a casa, ho il mio tablet, ho la mia app, faccio la spesa online. A quel punto il robot outdoor va al magazzino, gli viene dato il pacco. Cammina in mezzo alla strada? Può camminare in mezzo alla strada, sì. Arriva al condominio, trova lui, loro due hanno un meccanismo che riescono a scambiarsi il bene, quindi l'oggetto. Quindi lui è una specie di portiere, diciamo. È il portiere. Preso l'oggetto, manda un messaggio al robot domestico. A questo punto Doro, il robot domestico, avvisa il suo padrone di casa, che ritira la spesa e il gioco è fatto. Come vedete, questi robot riescono a cooperare sia tra di loro che con le persone. E l'intelligenza artificiale, sempre più ambiziosa, è andata anche oltre. Secondo l'ultimo rapporto McKinsey, la metà dei lavori svolti oggi nel mondo potranno essere automatizzati. Stima che in Italia significa 11 milioni di posti di lavoro in meno. Il dibattito ci fa notare Riccardo Staglianò nel suo libro Inchiesta Al posto tuo non sembra ancora interessare politici e sindacati. Di che parliamo quando parliamo dei fantastici nuovi lavori che saranno creati? Il consenso di tutti gli economisti sensati nel mondo è che il saldo sarà purtroppo negativo. C'è chi ha fatto meglio questo calcolo, si chiama Carl Frey, un ricercatore di Oxford, autore di uno studio che è diventato un classico di questa materia, si chiama The Future of Employment, che ha calcolato, più di recente, quanti sono gli americani attualmente impiegati nelle aziende nate dopo il 2000. La percentuale degli americani che lavorano in queste aziende è, reggetevi forte, dello 0,5%. Quindi la mia principale preoccupazione è che le macchine ruberanno, distruggeranno più lavori di quelli che creano. Persino Bill Gates, che ha fatto della tecnologia il suo impero, è preoccupato. E in questi giorni ha fatto arrivare la sua proposta. I robot che svolgono lavori umani devono pagare le tasse. A Pisa, nel frattempo, Doro, Coro e Oro sono a un passo dalla realtà. E gli anziani sono pronti ad avere dei badanti robot? No, non li voglio io. Voglio Ivano, voglio lui. Non li voglio neanche vedere.